Alla fine Renault ha deciso di rifare la Koleos, che in passato da noi non è che abbia avuto questo gran successo, ma adesso è cambiato tantissimo, godetevi questo 0-100. La nuova Koleos è massiccia e imponente vista dal vivo. La carrozzeria con linee morbide e poco spigolose cattura subito l'attenzione. Ai francesi le cromature piacciono e qui non mancano, specialmente davanti dove la griglia è di grandi dimensioni. Anche in questo caso poi i fari sono protagonisti, sia davanti che dietro. Su strada è un'auto dal comportamento tranquillo, nonostante ci siano ben 175 cavalli sotto il cofano. Il suo assetto però è morbido, ideale se cercate qualcosa di comodo e confortevole, meno se vorreste un SUV dall'animo sportivo. La trazione integrale è disponibile a richiesta, mentre l'automatico è un cambio CVT, entrambi abbinati soltanto al 2000 diesel. Nell'abitacolo spicca il tablet da quasi 9 pollici di diametro, dotato anche di radio digitale DAB e accoppiato all'impianto audio Bose con ben 13 altoparlanti. Navigatore, Bluetooth e connettività con Apple CarPlay e Android Auto, c'è tutto l'occorrente per viaggiare connessi, tra cui ben 4 prese USB, 2 davanti e 2 dietro. La Koleos è lunga poco meno di 4,70 m e a bordo di spazio ce n'è tanto, sia per i passeggeri che per i bagagli. I sedili in pelle sostengono bene, anche dopo tanti chilometri, e nel bagagliaio troviamo soluzioni adatte a sfruttare bene lo spazio. Tra questi, la leva di sblocco dei sedili posteriori, l'apertura automatica, la presa elettrica nel vano di carico e un pratico doppio fondo. Per tutti i dettagli sulla nuova Koleos, mi raccomando, non perdete tutti gli altri nostri video, e con un giro su DriveCare potreste scoprire se questa è o meno l'auto giusta per voi.